Benvenuti a tutti. È un incontro che abbiamo voluto con Riccardo Maggi e con me per dare una possibilità di ascolto rispetto alle esigenze del territorio e dei comitati. Ho voluto ed ho chiesto a Riccardo di essere qui con noi perché ritengo che le problematiche di questo municipio oggi rappresentano veramente una chiave per leggere Roma da tanti punti di vista, dal punto di vista del problema della volutamente emergenza nomadi, quella che noi insomma, abbiamo denunciato per tanto tempo e che si è trasformato nello scandalo Mafia Capitale, anche e soprattutto grazie a Riccardo, l'Associazione 21 Luglio, ai suoi e loro e nostri scioperi della fame su questo, che hanno dimostrato che quel sistema costa molto di più che dare casa a tutti e che serve anche a finanziare un sistema, diciamo, parapartitico che tiene su l'apparato illegale di Roma. E ho voluto che ci fosse perché sul sistema dei servizi all'infanzia e sulla legalizzazione di un sistema che viaggia diciamo, programmaticamente su basi illegali ci ha seguito e grazie a lui siamo riusciti a portare questo tema in consiglio e in Assemblea Capitolina. E perché c'è un tema molto importante, tra i primi, anzi per primi daremo la parola anche al rappresentante della comunità territoriale e ai rappresentanti della comunità territoriale che riunisce in sé, non sotto di sé, in sé insomma, tutti i comitati, più o meno tutti i comitati di quartiere andando verso l'extra gra e che ha contatti anche con comitati di quartiere andando verso il centro e che ha portato ultimamente questo tema molto importante in municipio, ma che ritengo sia molto importante a livello di tutto il territorio romano, che è il tema dei consorzi e che ci esporrete. Un altro degli aspetti chiaramente è che direzione vogliamo, ne parlavamo, in che direzione vogliamo andare rispetto a questo giubileo, sia rispetto al decoro, ai campi nomadi, ma io direi soprattutto rispetto al decoro del diritto, perché poi al di là della bellezza ritengo con Socrate e con tutta la nostra storia classica che insomma, ci ritroviamo come retaggio e direi anche con la storia radicale che ci accomuna, che senza la vita del diritto, il diritto alla vita, se noi non aiutiamo il diritto a vivere, non vive neanche la bellezza e non vive neanche la città e muore la città. Quindi, allora, io credo che con Riccardo, che a parte un saluto, poi passiamo direttamente all'ascolto perché Certo, siamo perché il qui tempo è per questo. poco. Intanto un ringraziamento a tutti voi che siete qui, una brevissima presentazione. Io sono consigliere comunale eletto nella lista civica Marino, sono anche il presidente di Radicali Italiani, quindi sono come Davide radicale. Come voi forse sapete, noi non abbiamo un'organizzazione territoriale per sezioni, per circoli come hanno altre forze politiche. Però nonostante questo, o forse grazie a questo, a volte riusciamo ad incidere di più anche su problemi strettamente legati al territorio o a difficoltà, magari neanche di un municipio, ma di una singola porzione, di una parte della città. Questo perché forse nella stessa organizzazione che hanno creato, diciamo, i partiti tradizionali, c'è qualche problema, diciamo che anche le inchieste giudiziarie che ci sono state negli ultimi mesi sono solo una manifestazione di questa poi incapacità di portare all'interno delle istituzioni le istanze che effettivamente stanno a cuore ai cittadini. Davide ha toccato alcuni punti, io direi che l'analisi che noi abbiamo fatto in questi 2 anni di ormai quasi 2 anni, 20 mesi di nuova sindacatura, di nuova consiliatura, ci porta a dire che quando si dice che molte questioni non si possono affrontare perché non ci sono risorse, in realtà si dice una grande bugia. Le risorse ci sono, certo non sono tantissime, ma quasi sempre vengono dilapidate e vengono buttate. E questo avviene per una mancanza di programmazione, di pianificazione
e per una mancanza quindi poi di visione della città che si vuole. Questo vale per la città, vale per il comune, vale ora per l'area metropolitana, ma vale anche per i municipi. Su alcune questioni noi possiamo dire ora che ci avevamo visto giusto, tutta la questione legata ai campi Rom, che ricordava Davide adesso, l'abbiamo denunciata molto prima che scoppiasse l'inchiesta. Io ricordo che a giugno del 2014 abbiamo presentato in Campidoglio con l'associazione 21 luglio un rapporto dal titolo Campi Nomadi S.P.A. in cui documentavamo con le determine dirigenziali del comune le spese che vengono fatte per la gestione dei campi. Ovviamente lì non un euro di quei soldi viene dato ai Rom o alle famiglie Rom. Quindi qua non è che si tratta di difendere l'illegalità che assolutamente c'è all'interno dei campi e alla quale sono dediti molti cittadini Rom in forma di associazioni a delinquere e in altre forme. Si tratta però di non difendere nemmeno un sistema che è quello attuale, che fa sì che nel 2013, gli ultimi dati che abbiamo, il Comune di Roma abbia speso 23 milioni di euro per i servizi connessi al mantenimento di questi campi. Qua sul territorio ce n'è uno non lontano da qua, che è quello della Barbuta. Questo stato di cose, quello della Barbuta è importante ricordarlo perché è stato uno degli ultimi su cui si sono spesi molti soldi per il rifacimento, soldi buttati a nostro avviso. E quindi questo è uno stato di cose che sta bene da una parte a chi, come Salvini dice, propone delle soluzioni che sono illegali dal punto di vista della legge italiana e dal punto di vista della normativa internazionale e della normativa europea, e dall'altra tutta una serie di soggetti che sono soggetti erogatori di servizi e che campano con queste commesse. Quasi sempre vengono fatti affidamenti diretti, quindi non ci sono gare, per servizi che poi non hanno nemmeno successo, perché io penso solo alla scolarizzazione e a tutti i milioni di euro che si buttano con risultati bassissimi. Un'altra questione che abbiamo posto, che non riguarda direttamente questo territorio, ma riguarda comunque anche i cittadini di questo territorio, di questo municipio, perché parliamo del mare di Roma e di Ostia, voi avrete seguito le ultime vicende. All'improvviso ci ritroviamo con un impegno su Ostia che è diventato quasi di moda. A me verrebbe da chiedere a tutti quelli che adesso sono sulle prime pagine dei giornali in questi due anni come hanno agito su quel problema. Noi possiamo dire che abbiamo presentato 3 esposti alla Procura e 2 denunce alla Commissione europea sulla situazione del lungomare di Ostia. Ora temo che forse proprio per l'interesse tardivo che alcuni personaggi, anche colleghi della maggioranza, hanno su quel quadrante, si rischia di trovare soluzioni che non solo non vanno incontro alle esigenze dei cittadini che vorrebbero semplicemente riacquistare la fruibilità del mare, l'accesso libero, la visibilità se non altro del mare e il riequilibrio tra le spiagge in concessione e le spiagge cosiddette libere. Sul problema dei servizi pubblici io credo che in particolare quelli che citava Davide, i servizi all'infanzia e l'assistenza domiciliare a disabili e anziani, anche lì noi abbiamo un sistema che fa sì che noi spendiamo molti soldi e riusciamo a soddisfare l'esigenza di un numero limitato di cittadini. Questo avviene perché c'è un sistema che non tiene conto della libertà di scelta del cittadino utente, cioè attualmente si viene assegnati, perché si risiede all'interno di un'area, all'interno di un lotto ad una determinata cooperativa. Il cittadino non può esprimere nessuna scelta rispetto all'operatore che poi dovrà entrare a casa sua a fare il servizio, penso ad esempio ai disabili o agli anziani. Noi proponiamo un cambio totale di paradigma e su questo siamo riusciti a far approvare una prima modifica nell'ultimo bilancio, e cioè sostanzialmente che si dia la possibilità al cittadino di scegliere l'operatore, un operatore che deve essere un operatore che in qualche modo viene inserito all'interno di un albo che il comune raccoglie, ma che il cittadino appunto abbia la possibilità di
determinare questo aspetto che poi è legato a momenti anche così intimi. Io penso ad esempio agli anziani che devono avere soli, che devono avere una persona che va a casa loro e che magari dopo 6 mesi cambia, perché cambia il soggetto che ha vinto quella gara lì. E tra l'altro questo fa sì che noi spendiamo cifre, non so, si spenderanno 23-24 euro l'ora per l'assistenza domiciliare, di questi un terzo va all'operatore che effettivamente fa il servizio, due terzi vanno ai soggetti che hanno vinto l'affidamento. Se noi riuscissimo a modificare questa cosa, riusciremmo con la stessa cifra ad avere operatori che sono più qualificati, meno precarizzati come sono ora, e a soddisfarne di più abbattendo le liste d'attesa. Queste sono delle impostazioni, come dire, a mio avviso di visione. Molto altro vi potrei dire, poi vediamo anche quello che viene fuori, ad esempio sulle opere di mobilità, sulla metro C, che a nostro avviso è un'opera completamente morta e che sta impedendo di immaginare il futuro di questa città come una città, una capitale europea. È un'opera che sta risucchiando tutte le risorse che si potrebbero destinare alla mobilità e che non ha futuro. Su questo pure c'è un'inchiesta in corso e devo dire che siamo abbastanza isolati anche all'interno della maggioranza e anche all'interno della Giunta. Io ascolterei un po' se ci sono delle questioni particolari e poi magari ne discutiamo insieme e riprendo la parola. Sì, io partirei da, perché mi hai detto Battisti che dovrai andare, allora se ti metti qua così. Buonasera a tutti, Maurizio Battisti, il coordinatore della comunità territoriale del settimo municipio che, come diceva Davide, raccoglie la maggior parte dei comitati di quartiere e diverse associazioni del settimo municipio appunto. Effettivamente questo quadrante di città, questo municipio è sicuramente uno spaccato interessante della città di Roma, perché forse è l'unico municipio che va dal centro storico alla periferia più estrema, no? Quindi l'ultimo quartiere è Vermicino, che praticamente è diviso tra Frascati e Roma, e l'altro quartiere è San Giovanni, praticamente il Laterano, quindi la Basilica. In questo senso la fusione a freddo operata tra ex decimo e ex nono, beh, insomma, qualche impasse l'ha creata, insomma, perché ovviamente è un territorio con molte disomogeneità, insomma. Noi siamo nati insomma come comunità nel decimo municipio e quindi i temi su cui siamo forse un pochino più ferrati sono effettivamente quelli che riguardano la parte un pochino più esterna di questo quadrante. Uno dei temi sui quali insomma ci stiamo impegnando e ci stiamo occupando è quello dei consorzi opera scomputo. Perché questo? Perché in realtà ci siamo accorti che questi consorzi opera scomputo, nati con tutta una serie di delibere comunali a metà degli anni 90, quindi credo l'epoca del secondo condono edilizio, con una logica tra l'altro ineccepibile, cioè i soldi, chiamiamoli così, insomma, delle persone che comunque avevano costruito, della maggior parte dei casi per necessità, non stiamo parlando insomma di grandi palazzinari, anziché versare i loro oneri nelle casse comunali, quindi con un grande rischio poi insomma di non avere i servizi che in quelle situazioni erano veramente necessari, perché parliamo di servizi primari, di fognature, luci, strade e quant'altro, versavano questi oneri previsti nelle casse di consorzio opera scomputo, che dovevano quindi proporre dei progetti approvati dal Dipartimento, realizzarli con i soldi dei cittadini stessi in maniera trasparente, perché ci sono dei soci e quindi le priorità del territorio le si conosce bene. Da questa idea in realtà i consorzi si sono trasformati radicalmente, tant'è vero che oggi, e a Roma parliamo, sono più di 100, credo tra i 100 e i 150 i consorzi opera scomputo che operano.
E sono, come dire, delle situazioni un po' particolari, perché non ci sono solamente nell'estrema periferia, ci sono anche nella città consolidata. E se voi fate una stima media dei soldi che hanno in cassa, dati difficilissimi da reperire chissà perché, le casse ovviamente in cassa hanno da qualche diciamo 100.000, 200.000 euro, però alcuni consorzi, almeno di nostra conoscenza, hanno in cassa qualche milione di euro. Se fate una stima media, moltiplicate per 143, vi fate comunque un'idea dei soldi che girano. Perché dico questo? Perché purtroppo quello che lamentiamo fortemente è la mancanza assoluta di trasparenza, e cioè nel corso degli anni i soci stessi non riescono più a sapere quello che fanno i loro consorzi. I consorzi gestiscono i loro interventi, la loro progettazione esclusivamente con il dipartimento. Non c'è nessun riscontro con il territorio, non solo con, come dire, appunto i consorziati, ma neanche con le istituzioni di prossimità, in questo caso i municipi. Questo fa sì che purtroppo sempre più spesso si vanno ad approvare progetti che francamente non hanno nulla a che fare con le priorità di quei territori, e quindi non ha senso in un territorio sguarnito, sprovvisto di fognature, caditoie per l'acqua piovana, illuminazione, si possono fare dei progetti per un parcheggio o un bagno ad un centro anziani, sicuramente tutte cose che servono, ma che si fanno dopo aver fatto quello che necessita. Quindi noi abbiamo intrapreso, insomma, una battaglia, ovviamente una battaglia abbastanza difficile, perché in questo caso anche noi, insomma, siamo stati abbastanza isolati, perché vai a mettere il dito in una situazione che ormai si è, insomma, radicata e cristallizzata nel tempo, dove ci sono interessi certamente economici, interessi anche politici, perché è ovvio che poi questi consorzi sono diventati dei piccoli centri di potere localizzati, quindi adesso non voglio fare la storia dell'Unione Borgata e quant'altro, adesso non è questo il caso, però capiamo bene che come si sia snaturata la natura di questi consorzi opera scomputa. L'operazione che stiamo provando a fare, il municipio ha dato un primo riscontro per fortuna positivo, nel senso che c'è stato un atto di consiglio in cui in qualche modo hanno ripreso le istanze del territorio, quindi dei comitati di quartiere, e hanno chiesto una maggior trasparenza. In questo momento l'assessore Pucci dovrebbe star al lavoro su un nuovo regolamento. Questi, diciamo, sono gli unici dati che noi abbiamo ottenuto. Ovviamente noi avevamo sperato molto che questo nuovo regolamento, di cui c'è sicuramente necessità, fosse però un pochino condiviso con i territori, perché insomma non vorremmo mai cadere dalla padella alla brace. In tal senso, essendo questa una competenza comunque del Comune di Roma, forse si potrebbe provare, interloquendo con l'assessore, a cercare di capire se c'è un minimo di disponibilità a farci capire che cosa sta succedendo, per non arrivare qui con un foglio di carta che ormai è il nuovo regolamento, bisogna adottare quello e punto e basta. Il nostro intento, senza appunto criminalizzare né niente e né nessuno, è però certamente quello di chiedere una maggior trasparenza prima di tutto, perché quei soldi lì, che se ne dica, sono soldi pubblici, debbono essere investite in opere pubbliche prima di tutto, e poi chiediamo che ci sia un confronto con il territorio, cioè se ci sono delle persone che hanno versato i loro soldi in questo consorzio, è veramente anomalo che non possono essere loro a decidere che cosa farne, è veramente anomalo che loro neanche sappiano questi soldi dove vengono spesi e perché vengono spesi. Quindi ecco, questo nostro primo intervento sui consorzi verte soprattutto sulla
richiesta di poter almeno verificare se ci sono margini di manovra per rendere questo nuovo regolamento un pochino più trasparente e un pochino più condiviso sul territorio. Questo più o meno è quanto. Prendendo appunti apposta sto lì. Forse avete accennato anche il discorso, ne parli tu dopo, giubileo e quant'altro. Allora, a questo punto direi che potremmo rimanere ancora nell'ambito della comunità territoriale, dopo abbiamo da discutere anche di co-working con il comitato Alberone San Giovanni. Col comitato Alberone, anche con te che non sei nel comitato, ma comunque avevi la stessa tipo di esigenza, spazi di co-working civico, che è un tipo di battaglia che stiamo facendo anche con insomma nell'ambito nostro di Radicali Roma. E quindi, rimanendo sempre alla comunità territoriale, a questo punto, se volevi porre quei problemi di prospettiva sul giubileo. Io mi chiamo Aldo Pirone e faccio parte anche io della comunità territoriale. Noi ci abbiamo delle questioni molto concrete da porre. E prima il nostro coordinatore ha posto la questione, come si dice, molto pesante dei consorsi. Che è una questione che attiene, perché a Roma sta succedendo quello che noi ci aspettavamo, perché sono anni che stiamo lavorando sui problemi del territorio, interloquiamo con l'amministrazione, con le forze politiche, insomma il degrado, come si dice, della politica lo vedevamo, no? Però no, la corruzione, la poca trasparenza, sono tutte cose che si vedevano benissimo. Poi è arrivata la magistratura e ha cominciato a scoperchiare alcune cose. La questione che poneva prima Maurizio dei consorsi attiene per un pezzo a questa problematica, no? Ce n'è poi anche qualche d'un'altra. Per esempio, noi partiamo da un fatto molto concreto. Centro Appio, hanno aperto adesso il centro commerciale Appio Primo. Questa roba è cominciata da, come si dice, le prime idee del centro, di un intervento urbanistico in quell'area, che è il deposito della vecchia Stefer di Messa, eccetera, nasce negli anni Ottanta. Insomma, sta di fatto che l'idea da cui era sorta era pure positiva, come la storia dei consorzi. Cioè, nel senso che, insomma, c'era quest'area pubblica, bisognava ripensarla con un intervento urbanistico di qualità, per venire e risolvere alcuni problemi del quartiere là intorno, cioè il mercato che stava sulla strada, alcuni servizi culturali, sociali, e limitatamente poteva esserci anche un po' di commercio, discussioni, poi è intervenuto il privato. Insomma, adesso noi abbiamo la cosa che hanno aperto il centro commerciale, una cosa mastodontica che non è un intervento urbanistico che si richiedeva, e tutte le cose che erano di vantaggio pubblico stanno fuori, rimangono irrisolte. Tutto questo è stato fatto sulla base dei famigerati accordi di programma, convenzioni. Allora, questa è una cosa scandalosa, perché bisogna intervenire e fare in modo che perlomeno le cose di vantaggio pubblico vengano in qualche misura acquisite, cioè che il mercato venga spostato, che si facciano i servizi culturali che vengono richiesti dai cittadini. Però questo rimanda a un'altra cosa, che è un altro grande tema che noi vogliamo aprire. Dopo quello dei consorsi passiamo alle cosiddette convenzioni urbanistiche, cioè noi vorremmo che, secondo me per tutta Roma, ma intanto per quello che riguarda il settimo territorio, vengano rivisitate tutte le convenzioni urbanistiche in essere con i privati, perché noi non siamo affatto sicuri, anzi per non dire certi, che queste convenzioni urbanistiche, anche quando sono state fatte, come si dice, con i piedi, però non vengono rispettate dai privati, cioè le opere che debbono fare o gli oneri che debbono essere,
come si dice, versati al pubblico per, in base alla convenzione che si è fatta. Noi non abbiamo certezza che queste parti vengano, siano state onorate da parte dei privati. Io adesso ho fatto l'esempio del centro Appio, però parto da lì per dire che bisognerebbe rivedere tutte le convenzioni urbanistiche e sapere a che, qual è lo stato dell'arte, cioè se il privato ha fatto, perché di solito le convenzioni si fanno o perché tu versi gli oneri, no? In base a degli accordi, a dei vantaggi che ti vengono concessi, oppure fai le cosiddette opere a scomputo, cioè non mi dai i soldi, però mi fai il sottopasso, mi fai la scuola, mi fai, che ne so, mi fai, mi sistemi una strada, eccetera. Noi siamo sicurissimi, per non dire arci sicuri, che queste convenzioni non sono rispettate. Non sappiamo chi deve controllare il rispetto di queste cose. Quindi noi partiamo dalla questione del centro Appio Tuscolano per porre una questione che non riguarda solo il centro Appio Tuscolano, ma riguarda tutta un pezzo di politica urbanistica e dei lavori pubblici nel nostro territorio, per non dire Roma. Seconda questione, questione del Giubileo. Noi qui abbiamo avuto poche settimane fa, è venuto il sindaco con l'assessore Pucci al centro anziani e Romanina a discutere della politica che è stata fatta a Roma, di quello che ha fatto l'amministrazione, i grandi progetti, eccetera, eccetera. Noi abbiamo posto già in quella sede, però la riproponiamo stasera al gruppo dei radicali, che fortunatamente questo Giubileo era inaspettato, per cui è stato annunciato e ci sono pochi mesi e quindi l'amministrazione sarà costretta a non fare le grandi opere che di solito sono, come si dice, invece di non si rivelano per, come un vantaggio per i cittadini. Prima è stata fatta l'esempio molto calzante della metro C, no? I soldi che ha drenato e che drenerà ancora le risorse per quello che riguarda la nostra città. Allora noi chiediamo che dentro ai programmi, diciamo, quelli che si possono fare entro pochi mesi, no? E noi come territorio ci dobbiamo entrare dentro, perché intanto noi, proprio per la conformazione che diceva prima Maurizio del nostro municipio che va da San Giovanni a Vermicino, noi saremo un municipio di passaggio, no? 25 milioni di pellegrini, e quindi dobbiamo fare delle cose che si possono fare nei tempi diciamo prima dell'inizio del Giubileo, che servano diciamo all'accoglienza, al decoro, al trasporto. Allora, la prima questione che prima ricordava pure Tutino è la questione noi non possiamo entrare nel Giubileo in settimo municipio con Palazzo Selam che sta in quelle condizioni, con la Barbuda, col campo nomadi di via Schiavonetti che sta in mezzo a una strada, no? Con via Assisi, l'ex cartiera di via Assisi, che è una vergogna, voglio dire. Cioè bisogna intervenire. Adesso io capisco la questione dei nomadi, le strategie di lungo corso, il superamento proprio concettuale dei campi, no, per tutte le problematiche che ci sono legate, che sono emerse con mafia, capitale, eccetera, eccetera. Però siccome queste strategie sono di lungo periodo, intanto da qui a 7-8 mesi bisogna fare in modo che queste situazioni in qualche modo vengano, come si dice, controllate, alleggerite, come si dice, rese più civili. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, trasporti. Qui si possono fare alcune cose piccole, ma insomma significative. Per esempio, noi abbiamo la fermata del treno di Capannelle. A Capannelle fermano più di 50 treni al giorno e se uno prende il treno a Capannelle, in 7-8 minuti sta a Termini, no? È una fermata che però non c'ha, cioè c'è un parcheggio di 20 macchine, 15 macchine, non di più, è di difficile accesso sia pedonale che ciclopedonale, per non dire i mezzi pubblici, perché ci passa un mezzo pubblico ma passa una volta ogni tanto. Allora, per esempio, quella è una situazione che con poco sforzo si può affrontare e migliorare e rendere più accessibile alla gente. Ci abbiamo il problema, per esempio, di una pista ciclabile che in gran parte già esiste,
che va da addirittura da Morena al Circo Massimo, cioè una dorsale che passa poi attraverso i parchi, il parco degli acquedotti, la fascia verde del parco dell'Appia Antica. Basterebbero pochi interventi di, come si dice, ricongiunzione, di connessione, per fare in modo che tanta gente che se la sente, che c'ha pure l'età per poterlo fare, invece di prende la macchina, prende la bicicletta e si muove lungo questa dorsale. La questione del commercio. Noi abbiamo alcune strade importanti del municipio, via Tuscolana, via Marco Fulvio Nobiliore, via del Quadraro, via Appia, dove i marciapiedi in alcuni tratti sono occupati letteralmente non dai Vucumprà, tanto per, ma proprio dai bancarellari autorizzati, con grave pericolo per la gente, soprattutto con grave nocumento per le persone più debili e i disabili innanzitutto, che non si riesce più a passare. Allora, quella è una cosa che non è che ci vuole tanto intervenire e dire troviamo una sistemazione più diluita, insomma facciamo in modo, no, che queste cose da succo arabo vengano eliminate. Adesso io sto citando alcune cose proprio come esempio, cioè piccoli interventi che potrebbero, come si dice, farci entrare pure a noi come settimo municipio dentro il grande quadro delle opere per l'accoglienza e per il decoro urbano del Giubileo. Queste erano un po' le questioni che noi ci sentivamo di porre al gruppo. L'ultima cosa, di non secondaria importanza, siccome noi siamo un municipio che c'ha una grande parte del parco archeologico dell'Appia Antica che si suddivide in sottoparchi, cioè il parco degli acquedotti, il parco di Tor Fiscale, il parco delle tombe latine, il parco della Caffarella. Ecco, c'è da fare entrare questa grande bellezza nel circuito, diciamo, turistico dei visitatori, che perché insomma verranno milioni di persone che, no, probabilmente io stamattina ho fatto una passeggiata al parco degli acquedotti, ho visto che c'erano diversi giapponesi. Da quando quello ha fatto lì Sorrentino ha fatto il film sulla grande bellezza con queste inquadrature, poi il fatto che è venuto l'imperatore giapponese a visitare gli acquedotti perché era un appassionato, insomma adesso c'è un afflusso di turisti, insomma sono cose che vanno valorizzate. C'è rimasto un piccolo pezzo, ma molto molto significativo, che non è aperto al pubblico, che è Villa Sette Bassi, quella che sta al di là dei via Capern. Per esempio, aprire Villa Sette Bassi al pubblico sarebbe già un grande passo avanti, e comunque pure questo ricadrebbe nel quadro del Giubileo, cioè di valorizzazione anche nelle periferie dei beni archeologici che non stanno solo al centro di Roma, ma stanno appunto anche nelle nostre periferie. Grazie. Un piccolo inciso lì rispetto anche, diciamo, all'azione che abbiamo condotto sia in questi mesi sia negli ultimi 2 anni, ma anche un po' negli ultimi 10. Riflettevamo prima con loro della comunità territoriale come, per la difficoltà di andare a toccare quel sistema di viabilità, bancarelle e quant'altro, incidendo sulle regole del commercio, come invece si potrebbe incidere con corsie privilegiate giudiziarie sull'accessibilità per i disabili, come si è fatto già con la Luca Coscioni in alcuni ambiti, riuscendo anche in pochi mesi a volte a ottenere dei risultati importanti. Questo può essere uno spunto anche per parlarne con Rocco o con altri. E allora, c'è qualcuno che viene, sì. Presentati anche così. Elio Graziani, sempre parte della comunità territoriale, che, come dicevamo, Elio Graziani, anche presidente del comitato di quartiere Osteria del Curato, che è uno degli aderenti alla comunità territoriale, ovviamente. No, volevo, non porterò proprio un paio di battute, ma mi interessava puntualizzare l'aspetto dei consorzi del nuovo regolamento che si sta formulando a livello
comunale, e quindi qui entra in gioco una posizione importante che potete svolgere politicamente, perché come si è capito da quello che dicevamo prima, lì si va a toccare dei punti nevralgici, degli aspetti di potere della politica che si è perpetuata negli anni. Il regolamento è qualche cosa che deve essere discusso nel territorio, perché se ci viene calato dall'alto, quelli che sono i fatti che noi conosciamo e che possiamo mettere in evidenza, diventerà difficile. Se invece questo regolamento passerà al vaglio municipale come ente di prossimità e il municipio investe il territorio sulla questione, andiamo a puntualizzare che cosa ci deve stare scritto. Perché la mia impressione è che, siccome questa cosa la fanno gli amici degli amici, può darsi che invece di essere un fatto positivo diventa un fatto che aggrava la situazione. Perché lì c'è sta gente che chiaramente questi consorzi l'ha giocati bene negli anni. Perché lì, oltre ai consorziati, c'è nei regolamenti esistenti il fatto che nuovi imprenditori che vanno a inserirsi in un'area investono dei soldi, se la cantano e se la suonano. Non ci sono nemmeno più i vecchi consorziati delle borgate che dovevano riqualificare eccetera, ma c'è l'imprenditore che usufruisce di questa possibilità di andare a fare dei servizi e li fa uso e consumo perché deve vendere le case, e non si confronta assolutamente con quelli che sono i bisogni specifici del territorio. Allora sto regolamento deve sanare questa situazione, perché altrimenti non hanno ragione di essere. Il discorso delle convenzioni è plateale, che vanno avanti per fatti loro. Io, per ragioni di carattere personale, sono andato a vedere una convenzione fatta con un palazzinario, non una convenzione enorme, e lì ci stanno gli atti d'obbligo che prevedono che devono mettere 3 alberelli, devono fare una serie di operazioni anche minime. Ma quando mai? Cioè lì non c'è nessuno che li controlla. Quindi immaginiamo quando poi sono cose di rilievo maggiore, dove ci stanno interessi ancora maggiori e ci sono amicizie ancora più strette. Questa è un po' la questione. Un'altra cosa che mi interessava, che mo mi sta sfuggendo, però ecco, su questo aspetto qua, siccome c'è stato un impegno pubblico plateale da parte del sindaco di Roma, che accompagnava Pucci all'assemblea che avevano fatta sui consorzi, che volevano giocare diversamente, ma lì come comitati, come organizzazione abbiamo svolto un ruolo molto forte e propositivo, e lì lui Pucci ha pubblicamente affermato che si metterà in piedi il regolamento che dovranno portare poi alla discussione. Noi da questo chiediamo che questo, cioè bisognerà fare in modo che arriva in municipio in tempi debiti il regolamento, lo leggiamo, capiamo quello che c'è sta scritto, se ci stanno cose che non vanno la giochiamo municipalmente e comunalmente, ovviamente, perché ovviamente non può essere una cosa che viene lasciata al, praticamente ai piaceri di qualcuno. Punto. Grazie Aldo. Allora, io passerei anche al tema su cui stiamo cercando di lavorare degli spazi di co-working civico, ovvero all'utilizzo da parte della cittadinanza, o prima ancora a superare il tema dell'affidamento diretto a o per appalto esclusivo di immobili di proprietà pubblica a determinate associazioni o partiti, che è stato poi il tentativo anche di Riccardo, è diventato anche eclatante in certi momenti, perché lui ha detto cominciamo a togliere e a dire e a togliere nella delibera diciamo gli affidamenti ai partiti, no? E quindi in che senso stiamo cercando di andare? Stiamo andando nel senso di dire i partiti e le associazioni e i cittadini abbiano a disposizione degli spazi per fare attività culturale, attività politica, attività messi a disposizione da parte delle istituzioni, e non a disposizione di uno, ma che possano essere usati in comune. E siccome questo tema so che tocca un po' questa parte, io passerei a voi.
va bene per voi, cioè, ecco, presentandovi. Buonasera, sono Alessandro Baccelli del comitato di quartiere Appio Alberone. Abbiamo fatto la richiesta ormai circa un mese e mezzo fa, dopo aver consultato anche altre realtà. Sì, sì, sì. La... No, no, io sono la tesoriera. No, tesoriera. Sì, e stavo dicendo, abbiamo avuto modo di contattare altre realtà del nostro quartiere che alla richiesta di svolgimento di attività e dove in particolare le svolgevano, ognuno ha dato delle risposte più fantasiose possibili, perché c'è chi si riunisce a casa di qualcuno, chi all'aperto, che magari fa anche bene in periodi estivi, quando piove c'è bisogno di un tetto. E allora piano piano è nata l'idea di chiedere un coinvolgimento di queste associazioni per condividere degli spazi. Come diceva Davide Tutino prima, non a uso esclusivo di un'associazione che potrebbe avere delle necessità a livello temporale anche non equamente distribuite nella giornata e nella settimana, bensì condividere con altri significa sfruttare, magari riuscendo ad organizzare, a incastrare bene le disponibilità dei singoli gruppi e utilizzarli anche unendo le forze, perché è chiaro che per esempio la manutenzione di adesso in questi giorni ci sono dei bandi patrimonio bene comune, sono usciti questi due bandi sia per l'assegnazione di locali per attività culturali e anche per progetti sviluppo per la nuova imprenditoria, più o meno, a parte che vabbè, annotazione così, nel nostro settimo municipio non ce n'è neanche uno di questi locali, ma noi speriamo eventualmente nella seconda, terza tranche che immaginiamo ci siano, questi locali che comunque hanno come impostazione quelle l'affidamento ad un solo, una sola associazione, è prevista anche il coinvolgimento di più strutture, però sembra quasi in secondo piano, quindi si sta riproponendo lo stesso cliché già visto. E dicevo anche a livello di manutenzione dei locali, perché nei bandi questi in corso si parla a proposito di scomputo, poi di abbattimento del costo del fitto, però anche la valutazione di eventuali migliorie. Coinvolgendo più soggetti è chiaro che anche la spesa, perché associazione che magari si basa sulle liberalità degli aderenti o delle piccole raccolte fondi, non potrà mai ambire ad avere dei locali così grandi e fare anche della manutenzione. Alcune foto che si possono vedere sul sito del comune insomma mostrano dei locali che sono stati così nel corso degli anni sono stati praticamente abbandonati e quindi necessitano di manutenzioni importanti, quindi non ordinarie. Quindi ecco, l'idea potrebbe essere quella di coinvolgere dei gruppi di associazioni che dando la disponibilità anche alla manutenzione possano usufruire di questi locali per lo svolgimento delle attività culturali e sociali o anche di altro genere. Questo per quanto riguarda l'attività culturali. Vengono anche in questi bandi, c'è anche il discorso delle attività imprenditoriali, e nulla vieta che trovare delle strutture più ampie possono anche far coesistere le due attività, sia quella il co-working inteso puro nel senso di lavorare insieme, ma anche attività culturali e sociali.
Sì, sì. Buonasera, io mi chiamo Marco Monti e appartengo anch'io allo stesso quartiere Appio, oppure nella parrocchia De Rossi, che è una delle parrocchie che fa parte di questo quartiere. La mia idea è diciamo, circoscritta a quello che diceva il collega accanto a me, nell'ambito dell'insegnamento di materie generali, ma anche diciamo, specificamente all'ambito scolastico, prettamente matematico, linguaggi di programmazione, insegnare a questi ragazzi perché studiare, perché fare matematica, geometria, ma nel senso profondo del termine. Io adesso sto facendo un po' in parrocchia, un po' nelle pizzerie, così quando chiudono la sera ci riuniamo, oppure a casa di, ma non è molto organizzato, non è molto scomodo, lo faccio gratuitamente. Vedo che la nostra scuola, la scuola italiana in genere, sta andando un po' raminga. Io mi sono ingegnere e ho colleghi indiani, giapponesi, eccetera, rumeni, che sono di alta qualità scolastica. Francamente, vedere i nostri ragazzi che sono abbandonati accanto a professori che lavorano solamente per essere pagati il 27 del mese, secondo me è un grande sfacelo. Cioè, i ragazzi sono diciamo, gli uomini di domani, non insegnare bene a loro significa quasi ucciderli, francamente. Quindi la mia proposta forse è un po' scoordinata, un po' isolata. Ma se potessi accedere a locali per fare quello che io penso, con un coordinamento più ampio, io sarei contento. Grazie. Io direi, prima di chiedere a te magari qualche intervento, poi mi pare che ci spostassimo nell'ambito della disabilità, dei servizi alla persona in generale, disabilità e infanzia. C'è qualcuno che vuole intervenire prima su questi aspetti? Sì, se in particolare volevi porre delle esigenze o se... Allora facciamo così, magari facciamo un momento di risposta a queste esigenze uscite e poi... Allora, dunque, sulla questione del co-working, per noi l'abbiamo messo al centro negli ultimi mesi. Se ricorderete, c'è stata la votazione della delibera sul patrimonio, la vendita, la dismissione di parte del patrimonio, eccetera. Ora, al di là di tutti i problemi che presentava quella delibera, che secondo me io, diciamo, pur stando in maggioranza, non l'ho votata per una serie di motivi che vi dico rapidamente. Uno è perché era proprio scritta male e quindi, diciamo, riconosceva una serie di sconti che per fortuna poi in parte siamo riusciti a farli togliere, ma che sono rimasti, differenziando tra diciamo centro storico, città storica e il resto. E a mio avviso quella delibera è esposta a una serie di ricorsi che sicuramente verranno, e quindi la difficoltà di vendere questo patrimonio sarà poi inficiata in più da questi ricorsi. Ma la cosa più grave è che è emerso, e ancora non è emerso interamente, che, come un po' tutti sapevamo, perché poi è uno scandalo che si ripresenta in maniera ciclica, quello di come viene utilizzato il patrimonio pubblico, in parte è di fatto regalato, parliamoci chiaramente, perché quando si scopre che ci sono case che vengono affittate a 7 euro, a 20 euro, a 30 euro da 40 anni, è evidente che quello è un patrimonio regalato. Ma la cosa più grave è che l'amministrazione non riesca a immaginare un modo di utilizzare questo patrimonio in modo che sia vissuto effettivamente come un patrimonio pubblico. Quindi noi da una parte eravamo molto d'accordo sulla vendita di quello che non ha un interesse strategico per l'amministrazione. Quindi è inutile che l'amministrazione faccia l'agenzia immobiliare, perché ha dimostrato di non essere in grado di farlo.
cioè di stare lì, quindi poi magari di avere due appartamenti dentro a un condominio, di dover mandare un funzionario alle riunioni di condominio, si perde questa cosa. Quindi va bene vendere con il massimo dell'introito possibile, ma poi deve venire pure incontro a queste esigenze. Io ho avuto una discussione col sindaco stesso su questa cosa e gli ho detto: guarda, io nonostante tutti i problemi che questa delibera presenta nella scrittura e che renderanno molto difficile vendere quei pochi immobili che tra l'altro erano l'invenduto dell'invenduto delle vendite precedenti, quindi immobili che presentano problemi, in molti casi sono ammalorati, quindi hanno in realtà un valore molto diverso da quello che viene stimato, eccetera, proprio perché sono stati di fatto abbandonati negli anni. Però ho detto io, se diciamo la voto, se la Giunta prende un impegno chiaro e concreto e dice: intanto revochiamo le concessioni che sono state fatte a soggetti, dico i partiti e i sindacati, per esempio, che sono tra quelli che hanno maggiori patrimoni immobiliari in Italia, già di loro proprietà, quindi non vedo che motivo c'è per dargli una sede a 20 euro al mese, e ci si impegna a fare, chiamiamolo, un co-working civico, cioè una forma di co-working per cui in ogni municipio, magari anche con una proporzionalità tra gli abitanti del municipio, e in modo che i municipi di Roma, questo è il più grande, insomma, sono di fatto delle vere e proprie città, ci siano più di una sede destinate a questo, cioè destinate a un uso rivolto a esattamente a esperienze come quelle che dite voi, cioè a comitati di cittadini, a attività didattiche su base volontaria. Perché non ha più senso che ci sia un uso esclusivo, no? Anche associazioni e forze politiche, perché nel momento in cui noi, e noi lo siamo contrari al finanziamento pubblico, è chiaro che poi se sei contrario al finanziamento pubblico però metti a disposizione dei servizi, per cui sedi attrezzate con un minimo di servizi, con una connessione internet, con uno spazio per fare un incontro pubblico, una conferenza, una proiezione, una presentazione. E devo dire, questa cosa poi è stato detto sì, ma è stato detto un sì così, come si dice, no? Sì, vabbè, poi vedremo, poi lo faremo. E questo è invece importante, perché dimostra proprio di saper cogliere un nuovo modo di intendere il patrimonio pubblico e le risorse pubbliche. Allora, siccome poi tutti dicono di sì, ma non si sta muovendo nulla, noi stiamo anche pensando su questo di fare una delibera. Cioè di fare una delibera molto chiara che impegni proprio e che istituisca questo tipo di sedi, questo tipo di realtà. E secondo me questo farebbe poi anche bene a tutta la rete di associazionismo, farebbe bene pure alle forze politiche, alle associazioni politiche, all'impegno civico, perché è evidente che se noi andiamo a vedere, ora ce ne abbiamo un po', le tireremo anche fuori, perché quelle che sono uscite nei mesi scorsi non sono tutto. Le associazioni che hanno delle sedi pubbliche spesso sono delle associazioni o che sono morte, perché esistevano 30 anni fa, non esistono più queste sedi, non si capisce adesso chi ce le ha, che cosa ci fanno, oppure sono addirittura sedi associazioni fittizie molto spesso. Quindi su questo c'è una condivisione piena e vabbè, io spero che poi Davide ci abbia anche tutti i recapiti, in modo che riusciamo anche a sia dare delle risposte, tenerci in contatto e magari chiedere anche approfondimenti, come sicuramente sarà necessario chiederli a voi sulla questione dei consorzi. Non so voi, da quello che sapete, a che punto è il regolamento. Io non ne avevo sentito parlare perché io non sto né in commissione urbanistica né in lavori pubblici, sto in bilancio, mobilità e politiche sociali. Se avete idea che era un lavoro agli inizi, se è un lavoro invece di... L'assessore, no, era un regolamento, dice che stavano per concluderlo, diciamo, la estensione del regolamento. Poi quella sera al centro anziani e Romanina, proprio l'assessore Pucci, siccome era presente anche il vicepresidente del nostro municipio, assessore Morgia, rivolgendosi a lui disse: vabbè, poi voi dovete organizzare in municipio un'assemblea, una riunione in cui questo regolamento, questa bozza di regolamento verrà sottoposta
alla vostra discussione, cioè una discussione sia per quello che riguarda l'istituzione municipale e sia per quello che riguardava anche i comitati di quartiere. Lui disse che la cosa era a pochi giorni, adesso mi pare che sono passate 3 o 4 settimane dall'assemblea che abbiamo avuto al centro anziani a Romanina e noi non abbiamo più notizia di questo impegno, ecco, quindi sarebbe il caso di sollecitarlo, insomma. Questo sicuramente lo sollecitiamo. E poi invece sulle singole situazioni io vi direi, magari poi fuori da registrazione anche possiamo fare anche degli accessi agli atti mirati su singole situazioni, cioè sulle singole situazioni sia dei fondi, sia delle opere pianificate, sia in generale dell'attività di questi consorzi. Perché io per esempio avevo parlato anche con altri cittadini di Gregna Sant'Andrea, credo anche lì c'è un problema molto sentito di questo, su questo fronte, e quindi se voi ci aiutate segnalandoci situazioni, noi cominciamo a tirare fuori documenti ufficiali, formali. Se c'è una questione di mancanza di trasparenza, comunque è un accesso agli atti fatto da noi, devono assolutamente rispondere in termini di capire a che punto stanno, se ci sono, come sono state utilizzate queste risorse, come, no? C'è una pianificazione delle opere, c'è un un'attività, come viene fatta, su quale priorità vengono decise. Siccome appunto, come si diceva, l'impegno era a giorni, sto regolamento, anzi precedentemente a Romanina ci siamo stati il 23 di marzo, quindi stiamo a parlare di un mese fa, e in quella data praticamente si diceva guarda, è quasi pronto il... Precedentemente via mail ci avevano detto ecco... tempo addietro, entro 60 giorni, ma questo era successo ancora prima, quindi i tempi sono trascorsi. Può darsi che praticamente sta cosa si sia rallentata via cammin facendo, perché ci stanno ragionando sopra. Questo ci preoccupa, perché questo non può essere qualcosa che arriva nel consiglio del municipio, cioè nell'assemblea municipale, in cui tutti insieme si partecipa e veniamo a conoscenza della cosa. Mi spiego? Sta cosa deve avere un momento di riflessione anticipato, e quindi il municipio che ci ragiona sopra, e di conseguenza noi che capiamo dove vogliono andare a parare. Allora, io vorrei anche dire una parola su come possiamo aiutarci in queste cose, nel senso che so come lavoro io qua, qualcuno di noi e di voi l'ha visto, e so come lavora Riccardo in Campidoglio, e so di potervi dire una cosa: uno, ci dovete usare; due, però, in questo usarci, come, che reciproco in senso molto costruttivo, quando si dice accesso agli atti e tutto, è molto importante che si diventi anche squadra, nessuno vuole cooptare nessuno, perché dobbiamo essere tutti, io direi, strumenti al servizio di progetti e non vendere pentole noi a voi o cercare acquirenti di un'idea politica, perché noi ci riuniamo costantemente ogni martedì sera e ci riscopriamo costantemente come l'imbuto in cui sta passando tutto, cioè quello che sta succedendo su Ostia, che l'hanno mosso queste 5, 6, 7, 10 persone, quello che sta succedendo su Mafia Capitale, che l'hanno mosso queste 5, 6, 10 persone, è più grande di noi. Allora servono anche forze veramente elaborative, cioè se c'è un accesso agli atti, scusa se integro quello che hai detto, significa pure, secondo me, scriverlo, portarlo, dire allora a che punto stai andando in ufficio suo, te lo seguo io, mettimi a disposizione il telefono, le cose, perché
veramente sta crollando un sistema, e uno, rischiamo che si riorganizzi il peggio di questo sistema, perché è sempre accaduto questo, e due, rischiamo di non riuscire a stare dietro alle varie cose particolari che abbiamo scatenato e abbiamo mosso. Quindi questo aspetto io ve lo chiedo a tutti noi, che dal co-working agli aspetti vostri, che vanno ancora più nel tecnico, quindi come comunità territoriale, laddove ci sono gli accessi agli atti, tutto, cioè usate anche, posso dire, usate l'ufficio di Riccardo, cioè usate, scrivete i documenti e sottoponete, per esempio su questa roba io penso che bisogna passare attraverso, che ne so, lettere a Pucci, a che punto siamo formale, no? Poi eventuali accessi agli atti, poi eventualmente, perché no, anche una casi specifici, a partire dalle informazioni magari frammentari, imprecise, eccetera, però che voi già avete, che sicuramente le avete voi più di chiunque altro, perché state lì. E quindi Pucci, noi abbiamo fatto delle richieste formali di incontro proprio riguardo a questo argomento, non hanno mai risposto. L'unica risposta che fu era quello che ci dava: entro 60 giorni, in maniera pure anonima, entro 60 giorni sarà pronto il regolamento. Questo precedentemente all'assemblea pubblica del 23 marzo. Quindi ovviamente adesso siamo in una fase in cui loro hanno stilato, o si preoccupano perché hanno capito che l'aria non è quella che si aspettavano, però non vogliono scontentare gli amici. Questa è un po' la questione, perché lì gira un sacco di amici che in qualche maniera hanno interessi forti in questa situazione. Sulla questione dei consorsi non so bene come possa essere adesso utilizzato lo strumento dell'accesso agli atti, perché noi stiamo a un punto, come si dice, di regolamento politico, cioè c'è un regolamento. Sì, ci stanno sti consorsi, sono costituiti. I singoli progetti, ovviamente. Ok. Effettivamente, con accesso agli atti, vedi lo stato dell'arte. Ah, va bene, sì, allora questo si può fare. Poi c'è l'altra parte. Può essere un'attività che dà l'evidenza che, diciamo, che c'è qualcuno che si sta organizzando, che controlla questa situazione, e quindi poi può avere degli effetti positivi pure su come viene gestita la questione del regolamento. Tutto qua. Questa cosa qui, che c'hai l'informazione completa, è partita con una conflittualità pubblica, cioè a Osteria del Curato uno di questi consorzi realizza un'opera pubblica che non ha senso urbanistico, sovradimensionata, eccetera. Noi ci attiviamo, la blocchiamo, tornano indietro, rivedono il progetto, si salvano gli alberi, eccetera. Successivamente un tizio che è di un consorzio vuole portare siccome questi consorsi nascono su dei perimetri di piani di zona, dal piano di zona d'Osteria del Curato vuole portare i soldi a Romanina, perché lì c'è sta il presidente del centro anziani, che è vicepresidente del consorzio. Blocchiamo pure quello, il dipartimento fa finta di non capire, poi arriva in municipio alla commissione e dice no, non era giusto fare, cioè è stato bloccato perché non era la conferenza dei servizi, ma perché c'è stata questa spinta pubblica. Quindi noi siamo andati oltre l'accesso agli atti, eccetera, e abbiamo modificato. Ma siamo in una fase in cui la cosa è abbastanza chiara in termini politici. Siamo nella fase in cui loro stanno stilando sto famoso regolamento. Secondo me questo è il momento in cui bisogna agire. C'è una dichiarazione pubblica in cui ha detto: guardate, a giorni mo portiamo sto regolamento, ok, porta il regolamento, ragioniamo, leggiamolo, e deve diventare oggetto di discussione politica, non dell'assessore e magari il presidente del consorzio, per intenderci. Tieni conto che dietro questi presidenti di consorzi ci sta l'AIC, ci stanno enti che sviluppano poteri elettoralistici ed economici, perché sennò qua staremmo a ragionare di altro. Ecco perché sono così belle
ferrati sulla materia e si muovono in maniera coordinata e composta. Io volevo toccare un paio di punti velocemente, perché ecco, qui tra noi sono venuti, adesso poi non so se vorranno intervenire, sia alcuni cittadini toccati dal tema della disabilità, sia come operatori, c'era un IC, sia come familiare e sia nei servizi all'infanzia, il tema delle Tagesmutter e così via. Chiaramente se intervenite è buono per tutti noi, ma vorrei un attimo rilevare qual è per noi, qual è stato l'impegno nostro. Noi sul tema dei servizi all'infanzia abbiamo rilevato che il comune di fatto promuoveva l'illegalità. Questo lo faceva sulla gamba istituzionale di quella parte di servizi comunali, perché io non dico in convenzione col comune, perché sono servizi pubblici. Ok, quindi quella parte di servizi pubblici affidata in convenzione sotto costo, scientificamente sotto costo, e tuttora stiamo lottando per far uscire i costi reali in maniera tale che l'ente erogatore fosse ricattabile, e la parte politica fosse forte e capace di riscuotere il voto elettoralmente, perché non ti rompo le scatole nonostante sei nell'illegalità in cui ti ho messo io. Nel frattempo accanto a te faccio crescere tante altre piccole situazioni illegali, perché non vado a fare delle leggi non vado a fare dei regolamenti che corrispondono alla mia legge. Quindi abbiamo detto il sistema ha due gambe, il sistema privato e il sistema pubblico, entrambi, il sistema comunale, entrambi sono servizi pubblici perché uno è in convenzione e poi perché sono riconosciuti come tale anche i privati non convenzionati. Se io questo sistema che ha due se non tre gambe gli azzoppo una se non due gambe, chiaramente questo è anche funzionale a rendere tutto il sistema illegale e a far funzionare illegalmente anche la parte di proprietà pubblica. Questa è stata la nostra lettura. Storicamente non siamo stati i più grandi sostenitori della parte pubblica del servizio, storicamente non lo siamo stati, ma io ritengo che siamo stati nella difesa del diritto e della legalità in questo anche, e siamo coloro i quali difendono anche la parte pubblica, perché laddove si rivendica il diritto e la legalità, questo va difeso nel pubblico, nel privato. Rispetto alla disabilità, perché tu mi hai detto che stai nell'ANCSA Lazio, il tema che abbiamo cercato di porre e che tentiamo di porre è quello della possibilità da parte di ciascun disabile di autogestire il proprio budget di cura. Il che vuol dire non essere sottoposti al cooperalato, quindi tu stai sotto una cooperativa che non può non sfruttare, io non dico sfrutta, non può non sfruttare i lavoratori, perché? Perché a sua volta da una parte deve fare utile, dall'altra non deve fare solo utile, deve anche corrispondere al sistema partitico che la fa lavorare, e quindi non è solo un feudo elettorale ogni cooperativa, è anche un feudo che, oltre a essere elettorale, finanzia il sistema attraverso varie modalità. Una è fornire voti, l'altra è fornire altro. Questo è il tentativo che abbiamo fatto e facciamo in questi ambiti. Abbiamo tentato anche a livello referendario, eravamo quasi arrivati alla raccolta delle firme sia su tutti i servizi alla persona, sia nell'ambito dei nidi, sia nell'ambito dei disabili. Quindi non so se volete anche intervenire su questo o se... Allora, mi chiamo Danilo Catania, faccio parte dell'ANCSA Lazio, Associazione Genitori Nazionale dei Soggetti Autistici, e io mi trovo d'accordo con l'ingegnere che ha parlato prima, perché in quanto i nostri figli spesso sembrano che sono stati messi, li abbiamo fatti nascere perché qualcuno arrivasse al 27 del mese, e non credo che sia proprio così.
Quello che a noi manca è una vera e propria presa in carico da parte delle istituzioni in tutti i ruoli, non dover sempre correre dietro al ragazzo che cresce e non arrivare mai, perché passa di competenza in competenza, ma di fatto non c'è nessuno che, non c'è un progetto di vita sui nostri figli. Io penso che il disagio mentale forse è tra le cose che è più difficile da capire, è quello che rende più spiazzante. E noi abbiamo bisogno di un po' di tutti, abbiamo bisogno inizialmente dei pediatri, abbiamo soprattutto bisogno della scuola dell'infanzia, perché molto spesso questi ragazzi restano un anno in più, alcuni anche due, quindi fino a 6 anni, 7 anni, e hanno bisogno di essere, di fare un percorso vero, reale, non qualche cosa che sta là perché non so se è in grado di andare a fare le scuole che vengono dopo, no? Le elementari, la scuola dell'obbligo. E per questo chiediamo che ci sia una vera e propria rete che non faccia solamente un discorso di attività occupazionali per i nostri figli, che facciano attività che, io a volte mi sembra strano che la gente neanche lo dica, per i nostri figli servono attività abilitative, e io ancora leggo riabilitazione di cosa? Se mia figlia sapeva fare qualche cosa e non la fa più, là è una riabilitazione. Se mi faccio male un braccio e poi devo riprendere il braccio, è riabilitazione. Noi le facciamo nascere due volte, cioè noi dobbiamo prendere come quartiere, come zona, come ente, come quello che siamo in quel momento, prendere quella persona e abilitarla, cioè farla diventare nuovamente una persona, farla essere in mezzo a noi, perché per loro tutto quello che noi, tra virgolette, parlo, uso il termine neurotipici, per loro è tossico, è qualcosa di estremamente tossico. Un neurodiverso non si trova bene in mezzo a noi, siamo noi che dobbiamo creare i presupposti per creare un mondo che le accolga. Per questo chiedo veramente supporto a tutti. E io penso che gli asili nido abbiano è da là il primo scatto, perché molte famiglie arriva il messaggio proprio dagli insegnanti, dalle maestre, che dicono: guardi, il suo figlio rispetto agli altri incomincia, si vede un gap, una differenza. E io credo che gli asili nido in questo vadano molto aiutati, perché anche se le statistiche dicono di un soggetto su 100, bene o male, molto più. Io penso che se uno va dentro una classe di un asilo nido, trova un ragazzo con difficoltà, lo trova sempre. Anche se non ha ancora la diagnosi di autismo, sicuramente borderline. Poi di qua, un po' di là. E una classe sarà fatta da 30 ragazzi, 25 ragazzi. Quindi, se stiamo alle statistiche che io vedo con i miei occhi negli asili, effettivamente le percentuali sono molto più alte. E questo chiedo che qui nella settima si faccia qualche cosa per questi ragazzi, se prenda coscienza. In fondo il nostro livello di civiltà si vede proprio da come trattiamo gli ultimi, e questi veramente sono gli ultimi tra gli ultimi. E vedo, e voglio anche denunciare, che dopo la maggiore età, dopo i 18 anni, non esistono più. Finita, diciamo, la vita scolastica, per un ragazzo autistico non c'è più niente. O è chiuso dentro casa, c'è in qualche attività occupazionale, o qualcuno se lo viene a prendere una volta a settimana, che è più fortunato, due, e fa fare qualche cosa di occupazionale, ma che non entra nella dignità di quella persona, che non gli dona, non la riveste di quella dignità che deve avere, che può dare il massimo di sé. Io penso che noi siamo ancora veramente indietro rispetto a questa difficoltà. Ero pienamente d'accordo sul discorso dell'assistenza domiciliare, tutti questi discorsi qua che ha fatto prima, e a noi, onestamente, a noi l'assistenza domiciliare oggi non dà nessun servizio, perché a me uno che viene a fare la badante a mio figlio non c'è bisogno. A me mi serve qualcuno con cui mettermi a tavolino, creare un progetto di vita, vedere degli obiettivi, finalizzarli e su quelli lavorare. A me che viene qualcuno che mi viene a casa perché così io posso andare a fare la spesa, come direbbe qualcuno, il minimo sindacale, ma non mi serve neanche più, non l'accetto neanche più, e anche viene contro la mia intelligenza, contro la mia dignità e contro l'intelligenza dell'operatore che mi viene a casa e di chi mi vuole dare il servizio. Grazie. Sì, poi mi chiedo, ma ce lo chiediamo da alcuni anni insieme, è chiaro che
questo discorso della presa in carico da tanti punti di vista va affrontato, ma anzitutto io mi domando se, cioè, come si può affrontare finché noi non diamo il pallino all'utente, al disabile, perché quando ha il coltello dalla parte del manico l'utente e la famiglia del disabile, allora tutto comincia a ruotargli intorno, perché ormai i figli cresciuti attorno a questo di organizzazione e di spese sono talmente tanti che non andarli a sistemare tutti, ma ce ne vogliono i consigliature. Allora noi vogliamo rovesciare, è quello che stiamo tentando di fare, rovesciare la prospettiva proprio da un punto di vista copernicano. Se io do il budget al disabile, tutto comincerà a ruotare attorno a lui. Siamo d'accordissimo sull'affrontarla in maniera scientifica e quindi con interventi abilitativi, ma questo avviene quando poi il lavoratore è a sua volta formato, e quindi anche lì ci vuole un budget adeguato, che non è il budget che si subisce chi sta sotto al cooperalato, perché sotto al cooperalato ci sta il disabile e ci sta l'operatore insieme. Scusa Riccardo se mi sono infilato su questa cosa. Volevo solo dare... Allora, forse saprai che è stata approvata un paio di settimane fa una mozione che prova a finalmente a fare in modo che anche l'amministrazione comunale rispetti la legge, la 328, per quanto riguarda il progetto individuale, che è un istituto previsto dalla legge da 15 anni e che non si è mai attivato. Cioè il fatto che proprio per mettere al centro, cominciare a mettere al centro il cittadino, in questo caso il cittadino affetto da autismo e la sua famiglia, e fare in modo che si costruisca una rete di servizi intorno a lui e non una serie di servizi slegati, che, come dici giustamente tu, a me non mi interessa nemmeno più questa cosa, mi crea più problemi che altro, soprattutto nel caso dell'autismo, poi posso immaginare, no? Quindi si è iniziato questo percorso, si è approvata questa delibera e adesso con tutta una serie di associazioni, tra cui anche quella a cui sei associato tu, ANCSA, la prossima settimana dovremmo avere un incontro con l'assessore e con il capo del Dipartimento Politiche e Sociali per costruire questo primo gruppo di lavoro, che deve coinvolgere diversi dipartimenti, chiaramente, perché dovrà coinvolgere il Dipartimento della Scuola, oltre al Dipartimento Politiche e Sociali, il bilancio, perché c'è da fare una modifica nella modalità con cui vengono erogate queste risorse, se si vuole pensare a un budget di cura e si vuole fare in modo che alla fine l'aspetto decisionale più importante sia in mano al cittadino e non a chi eroga il servizio. E lì, allora, io vado a fare anche una, diciamo, un intervento che, con cui congedo anche poi Liberi TV, dopodiché possiamo, voi volevate fare un intervento, vero? Gianni, quanto va bene? Ok, allora... qui intervengo solo per dire, sta anche l'importanza del aver lavorato sul bilancio da parte di Riccardo, non più solo sullo spostare cifre, ma sulle premesse narrative del bilancio, perché non venivano toccate da non si sa quanto. Ogni volta le premesse rimanevano le stesse e si spostavano solo le cifre. Nelle premesse del bilancio si è lavorato proprio sul dare al disabile la gestione del proprio budget di cura, ed è una cosa abbastanza, credo che le vedremo negli anni, se continuiamo a spingere, i risultati di questa operazione che ha fatto Riccardo, piccola, ma credo che ha messo veramente uno zeppo nella porta, che vedremo. Allora, visto che abbiamo qualche minuto prima di congedare Liberi TV, passiamo un attimo, presentati anche. Salve, io sono Enza, sono un'operatrice di servizi all'infanzia, sono un'educatrice. In questo momento stiamo passando un brutto periodo per quanto riguarda il sistema degli asili nidi comunali, e quindi, essendo precaria, c'è una situazione di grande movimento in questo periodo. Però bisogna ascoltare anche le famiglie. Le famiglie sono, al di là di noi maestre, le famiglie sono molto coinvolte. Perché? Perché è un periodo che il genitore ha bisogno di questi servizi e spesso vengono meno proprio per le lotte interne che ci sono.
In questo municipio proprio i servizi all'infanzia sono carenti, come magari anche in altri. Parlo a nome di educatrice, ma parlo anche come persona che ha seguito un progetto, che è il progetto Teche Smutter, che al momento non ha una normativa. Non ha una normativa che regola il servizio. Quindi se vogliamo creare più servizi all'infanzia per dare delle risposte alle famiglie, però ci vengono a mancare proprio i supporti. Perché, ok, le famiglie non hanno in questo momento la possibilità di avere una continuità. Non hanno la possibilità di lasciare il bambino all'interno di spazi perché comunque ci sono degli spazi che non vengono gestiti in modo adeguato. La situazione che si sta vivendo ora al comune, molti scioperi, quindi questi bambini dove rimangono? Ok, troviamo dei servizi alternativi, andiamo incontro a questi servizi, però non ci sono le normative giuste. Noi che facciamo? Noi operatori, se vogliamo accontentare il genitore, se vogliamo andare incontro, abbiamo praticamente le mani legate, perché non sappiamo a cosa fa riferimento. Quindi la mia domanda è quella. Manca proprio una legge che regola i servizi all'infanzia, tra cui quello Teche Smutter. E quindi siamo andati anche in regioni a chiedere. Però ecco, almeno in questo municipio, io con un'altra mia collega vogliamo portare avanti il discorso Casa Nido. E, non sappiamo però quali parametri usare per... Noi vogliamo anche usare questi, anche i locali pubblici, i locali che magari, non lo so, del comune. Rischiamo di fare una cosa illegale perché comunque non c'è una normativa che ci regola. E magari è proprio il condominio stesso, perché sono asili che nascono nelle case, è proprio il condominio stesso che ci mette i bastoni, insomma, tra le ruote, perché è un servizio che sì, è partito con una formazione, è partito con un progetto, io l'ho sperimentato, però comunque c'era sempre il condominio che un po' non c'è una normativa, quindi noi come portiamo avanti questo servizio? Enzo La Selva. La Selva. Sì, sì. Come portiamo avanti? Se noi ora ci stiamo muovendo per trovare un locale per ripartire con questo servizio, io e una mia collega, però non sappiamo come andare avanti, che tipo di parametri osservare, perché questo, proprio questo municipio, il nostro, non ci dà delle risposte, anzi non viene mai affrontato questo argomento. Grazie. Grazie a te, Enza. La competenza di questo, non so se purtroppo o per fortuna, io dico purtroppo, non è municipale. Però su questo, chiaramente, è anche per la mia storia, io lavoro in un asilo nido, ne sono socio, mi sono battuto su tutti gli aspetti di quella gamba del sistema di cui ho parlato prima, l'aspetto Teche Smutter sarebbe importantissimo, no, regolamentarlo, perché in diverse regioni la Teche Smutter sarebbe chiaramente l'asilo a casa, cioè una mamma che tiene anche, esatto, la mamma di giorno. Viene dal nord Italia e dall'ambito tedesco, e poi stiamo un po' importandolo, e sarebbe molto buono. È la stessa cosa dei pannelli fotovoltaici, invece di fare grosse concentrazioni, chiaramente va regolato da una normativa. Scusa, dimenticavo. È un servizio che va molto incontro alle esigenze dei genitori e poi abbatte i costi, è un servizio bellissimo che potrebbe essere veramente sfruttato e ampliato senza andare troppo a calcare la mano sui costi che ci sono nella gestione degli asili, quindi un servizio che va
diciamo che compensa, che allarga le prospettive dei servizi all'infanzia. Grazie, allora, devo per forza congedare gli obiettivi. 30 secondi ti vanno bene? Vai, mi raccomando. Volevo semplicemente puntualizzare, io non avevo capito, poi devo scendere un po' nel particolare, ma io sono padre di un figlio di SA, di disturbo specifico per l'apprendimento, e con il progetto che ho proposto dentro le scuole, ma che non mi ha dato diciamo, ascolto, perché sono diciamo un po' isolato, e con anche ciò che io sto dando a proporre come diciamo, tipo di insegnamento, il computer, matematica, eccetera, e altre cose similari, disegno, e funziona molto bene anche con i bambini di SA, perché si affacciano a questo modo di insegnare in maniera molto più tranquilla, molto più serena, e vedono che ci apprendono moltissimo. Quindi fare diciamo qualcosa dentro il nostro quartiere, o presso la parrocchia, o presso il municipio, o presso qualche aula così che è messa a disposizione, funziona, ma però non ho nulla a cui appoggiarmi, soldi nessuno, eccetera, quindi questo volevo. Allora, noi possiamo stare, possiamo continuare, e io ringrazio Liberi TV per questo servizio. Ricordo anche a tutti, io l'ho posto ad alcuni, la questione Liberi TV, che grazie al fatto che mettiamo a disposizione, quando c'è il consiglio municipale, un gettone per Liberi TV, possiamo diciamo tutto il territorio e in realtà tutto il mondo può vedere le sedute del municipio. Credo che questo abbia, non credo, so che questo ha cambiato il consiglio. È una cosa che spero poi anche io, perché noi vi chiediamo diciamo veramente di dialogare, ma il dialogo spesso è fatto anche di concretezza di azioni, quindi sia nella produzione di documenti sia nel lavoro. Tenterò anche da parte mia di chiedervi aiuto su Liberi TV, perché chiaramente questo sta diventando un qualche cosa che non so fino a quando riusciremo a sostenere, e credo che sia invece molto prezioso per il nostro territorio. Quindi restando che possiamo proseguire fino a che Riccardo può stare, e poi dopo, salutiamo Mina Welby, che ti ringraziamo tantissimo di esserci stata, sei una presenza ed una sicurezza, quindi non solo una Mina vacante ma anche una Mina presente sempre, e ringraziamo Liberi TV ancora una volta.